Sono circa 500 gli studenti arrivati a Giulianova da tutta Italia per la disputa delle finali nazionali dei campionati studenteschi di calcio a 5. L'evento, iniziato 2 giorni fa, vivrà sabato la sua giornata finale. In competizione tutte le regioni italiane nelle categorie maschile e femminile. I sorteggi si sono svolti al Salinello Camping Village di Tortoreto, mentre le partite si stanno disputando al campo ex castrum Tiberio Orsini di Giulianova. Nella giornata di ieri l'accensione del braciere olimpico al Porto. Però è suggestivo pensare che questi campionati studenteschi trovino collocazione in una cornice quale quella di un porto, quindi è un messaggio quello che lanciamo a questi giovani fondamentalmente, il messaggio della cultura del mare, quindi sarà altrettanto simbolico pensare all'arrivo dal mare delle bandiere dei tedofori, quindi non è una scelta casuale, non è soltanto qualcosa di folcloristico, è proprio un qualcosa che, a cui è sotteso un messaggio più profondo, che è quel legame che unisce i giovani al mare. Con l'appuntamento in corso a Giulianova, i campionati studenteschi di calcio a 5 tagliano il traguardo della 11ª edizione. Fra pochi giorni, come sapete, avremo anche l'organizzazione dei campionati mondiali studenteschi di tennis a Castel di Sangro. Siamo onorati e orgogliosi. Io ho sempre detto che un grande evento si fa quando si ha una grande squadra. Io devo ringraziare tutti i docenti di educazione fisica e non che hanno collaborato con me e con l'ufficio scolastico regionale per la realizzazione di questo evento.